l'assessore oggi qua si inaugura un luogo nuovo, un contesto in cui le aziende vitivinicole potranno trovare un importante partner di collaborazione. Sì, infatti l'idea di questo spazio è di portare nel mondo del vitivinicolo qualcosa di completamente nuovo, cioè soluzioni per l'analisi che siano utili per il controllo dei processi e che però si servano anche di tecnologie legate al mondo del digitale. Quindi non solo strumenti di analisi che forniscono un dato puntuale, ma anche la possibilità di caricare i dati su delle piattaforme cloud equipaggiate con modelli di intelligenza artificiale con cui elaborare questi dati e aiutare gli utenti nel processo poi di interpretazione del dato e presa di decisione durante la produzione. Le aziende all'interno di questo nuovo contesto trovano un grande alleato per l'innovazione in ambito digitale. Cosa potete fare per le aziende del territorio e non solo? Ci siamo accorti che le tecnologie che abbiamo sviluppato negli anni, che sono sviluppate nel mondo industriale, possono essere portate con piccole modifiche, adattamenti, anche alla filiera vitivinicola. Cioè è possibile estrarre dati attraverso sensori dai vari livelli del processo produttivo e poi utilizzare questi dati per ottimizzare il processo stesso, senza ovviamente snaturare la natura un po' anche poetica del prodotto, cioè del vino, rispetto a un oggetto meccanico come può essere il risultato di un processo produttivo. Le anime di questo progetto saranno anche studenti, ricercatori, dottorandi che lavoreranno all'interno di questo nuovo spazio laboratoriale. Certo, questo laboratorio è esattamente un demonstration lab come l'altro che abbiamo costruito sulla parte digitale, ossia praticamente è un facilitatore della ricerca, un facilitatore della didattica. È possibile quindi che chi fa ricerca in questo settore trovi in questo laboratorio una serie di dati già strutturati, delle tecnologie per raccoglierli e gli studenti stessi possano esemplificare attraverso stage, attraverso tesi o se sono dei dottorandi attraverso la loro ricerca tutto ciò che può avere a che fare con l'automazione di vari processi legati alla viticoltura di precisione. Facciamo il punto, a Verona oggi un nuovo demonstration lab, si parla di vino, si parla di informatica e di innovazione per il territorio e non solo. Assolutamente sì, SMACT ha investito in 5 live demo, le chiamiamo così, proprio per far percepire alle imprese del territorio che le tecnologie 4.0 sono alla portata di tutti e soprattutto alla portata dei settori che sono più importanti per il nostro territorio, il vino è uno di questi. Quindi abbiamo voluto portare le tecnologie qui a Verona, dove sappiamo è la capitale, una delle capitali del vino nel nostro territorio, non è l'unica, sappiamo che c'è Conegliano, Trentino Alto Adige, Friuli, sono tutte zone in cui il vino ha una certa importanza, ma l'abbiamo voluto, come dire, promuovere in maniera diversa, cioè far vedere come le tecnologie possono dare un contributo importante sia sul campo, nel campo, quindi agricoltura di precisione, agri-food 4.0, chiamiamolo così, sia poi in cantina e soprattutto anche nella fase di tracciabilità, quindi tutto quello che riguarda anche la blockchain per tracciare i prodotti come quello del vitivinicolo che devono, come dire, essere portati a garanzia di una provenienza certa.